Buonasera agli amici di Liberi TV. Siamo a pochi giorni dalle elezioni europee, elezioni regionali in alcune regioni come Piemonte e l'Abruzzo, elezioni comunali in più di 4.000 municipi e nel caso della mia città di Pescara e dei comuni limitrofi anche di un referendum consultivo per la costituzione di un nuovo comune della fusione, risultante dalla fusione dei tre municipi, di tre municipi che si chiamerà La Nuova Pescara. Il mio appello, io sono Alessio Di Carlo, candidato sindaco della lista civica alla Grande Pescara, è quello di votare radicali. Non potendo votare radicale, il mio invito è quello di scegliere candidati radicali ovunque collocati, visto che in questa tornata non il partito radicale, la lista Marco Pannella, non ha potuto partecipare a nessun livello. E quindi ricordo in Piemonte la candidatura di Igor Boni, candidato nelle liste del PD, in Abruzzo la candidatura di un importante compagno radicale storico a Teramo, Renato Ciminan, la lista per Rebuffo sindaco. Come detto a Pescara, la nostra lista promossa da un nutrito gruppo di compagni radicali e anche da amici di Fare per fermare il declino, ma soprattutto da tante persone comuni, che si chiama La Grande Pescara. E in Regione Abruzzo ricordo anche la candidatura all'interno delle liste di Forza Italia di un altro compagno radicale storico che è Riccardo Chiavaroli. Credo che in ossequio al nostro credo, quello del principio della doppia tessera, al principio per cui un radicale nelle istituzioni è sempre e comunque importante, può sempre e comunque fare la differenza, sia fondamentale sostenere i compagni radicali ovunque collocati, in qualsiasi competizione. E credo quindi che sia importante fare questa scelta al di là degli schieramenti, credendo appunto nella importanza della nostra appartenenza storica. Quindi un saluto ed un invito ancora a votare radicali il 25 maggio a tutti gli amici e gli ascoltatori di Liberi TV. Grazie, ciao.